voglio veramente complimentarmi con te. Per me? Sì. Perché? Allora, perché? Tu lo sai che adesso ci sono tutte in ballo queste modifiche per l'utilizzo del monopattino, sì, l'assicurazione, tutta la storia, è molto più complessa. Ma tu questo lo usi per il monopattino? Il casco, sì. Allora, come dicono a Bergamo, lo diciamo con un tono fatto serio, c'è tutto. C'è nud, nel senso che c'è tanta gente che scorrazza libera e felice, piazza, marciapiedi dappertutto, senza addirittura una minima protezione. Invece il nostro amico, come ti chiami? Giulio. Giulio invece mette addirittura il casco integrale. Ora, pur una via di mezzo potrebbe bastare, però Giulio, della bici. Il casco, Giulio si sente protetto in questa maniera, oppure a quello lo usa, va cicettate, lo usa. Però andare sul monopattino con scienza e coscienza è una regola importante. Quanti le vedi contromano che sfrecciano in mezzo alla gente? Ecco, sì, Giulio, sì, sì, facciamo un appello agli nostri amici che usano il monopattino. In mezzo alla strada. In mezzo a contromano, quando ne storco, perché pensa che il monopattino possa andare dappertutto. Alcuni comprano il monopattino proprio per andarsi in marciapiede e contromano. Così faccio prima e risolvo il problema. Tu sei barese di Bari? Di Bari. Quindi di Bari? Cioè di Carbonara. Carbonara e Bari. Una volta era comune, sì. Tino, è vero? Assolutamente. Poi da quando si è unificata è diventata frazione. Era frazione. No, prima era comune, ora è frazione. Ora è quartiere. C'è il municipio. Quartiere, c'è il municipio, è vero, in piazza. C'è il municipio. Vabbè, volevamo dire la stessa cosa, abbiamo detto in due modi diversi. Quindi tu arrivi a Carbonara con il monopattino e il casco integrale. La batteria ce la facciamo? Sì, okay. Anche due volte. Ce lo fai il favore di indossare il casco e di andartene? Come si... Tanto adesso stai attraverso... Dimmi, allora, Tino. Una dimostrazione. Fate quello che fa Giulio. E non quello che fa Andrea, perché ecco, noi abbiamo incontrato Andrea. Cosa fa Andrea? Andrea va sul marciapiede, accompagna le ragazze nel portone, sfreccia contro mano in due... Tu non andate sul monopattino, no, con Giulio, vuole, non andate col monopattino... Ma... Giulio, faccio vedere. Vai, fai vedere, perché la gente non ci crede. Invece Giulio indossa il casco integrale e va sul monopattino. Ora, ve lo ripeto, non... Se puoi brandire un preservativo da dietro, è il top, che mi sento così, c'ho anch'io il mio adulatore, no? Il mio rombi... come si chiama il kit? Vabbè, hai capito. Vai Giulio, facci vedere. Nelle zone pedonali la velocità lenta a 6 km orari. Allora, Tino, voi non dite che la gioventù è bruciata, no, spesso sono quelli che dicono che la gioventù è bruciata che hanno il cervello bruciato. Non tutto è bruciato ciò che sembra bruciato. Probabilmente voi avete il cervello... Tino, ci so dire. Hai detto una cosa giusta. Vai, sfreccia a 6 all'ora. Sfreccia a 6 all'ora, Giulio. Avete visto? Avete visto Giulio col casco integrale? E non è andato oltre, perché non può andare? Ciao, Giulio!